confronto fra le masse, quindi quando noi diciamo massa d'aria effettivamente intrappolata all'interno di questo volume rispetto alla massa d'aria che sarebbe entrata se avesse avuto le condizioni fisiche del nostro ambiente di riferimento, e diciamo, io l'ho scritto semplicemente densità perché è come se le moltiplicassimo entrambe per lo stesso termine, ok? Cioè le masse, quindi la massa d'aria effettiva su quella di riferimento sarebbe questa, ok? E questo rapporto appunto è un parametro motoristico molto molto importante che si chiama coefficiente di riempimento, indicato con la lettera greca lambda, e per esempio questo nella letteratura tecnica italiana, gli inglesi lo definiscono in maniera uguale, solo che più che coefficiente di riempimento lo chiamano efficienza volumetrica, e quindi lo indicano con la classica eta. A me non piace, fra un attimo capiremo perché, adoperare la parola efficienza per questo genere di parametro. Fra pochi minuti mi sarà chiaro perché non è corretto chiamarla efficienza, però ve lo dico, casomai sfogliaste un libro in inglese sicuramente non trovate scritto con questo simbolo lambda, il che significa quindi con questa definizione ci permette di correggere la nostra espressione della potenza, e scrivendo appunto al posto della densità ci mettiamo quella dell'aria nelle condizioni ambientali o di riferimento, okay? Quindi un parametro abbastanza noto, insomma, ripeto, quello dell'ambiente nel quale corretta tramite questo importante parametro che abbiamo detto è coefficiente del riempimento del nucleo. Questo fatto ha due vantaggi: uno piccolo, ovvero quello di far comparire la densità nelle condizioni ambientali, perché diciamo, se avessimo lasciato quella nelle condizioni effettive, noi per risolvere questo problema avremmo materialmente dovuto andare a misurare con degli strumenti più o meno accurati il valore di pressione e temperatura dell'aria proprio entranti in quella sezione di ingresso al cilindro, quindi una sorta di difficoltà pratica per questo cilindro. Ma il vantaggio maggiore è quello, è un po' più concettuale, nel senso, e questo agli ingegneri piace molto farlo, cioè quello di far comparire esplicitamente un tipico parametro di qualità, di merito, cioè questo lambda V è tanto più grande per questa famiglia di motori e tende a 1, diciamo, quanto minori sono queste perdite complessive che avvengono nel condotto di aspirazione. Più in generale è un parametro che ci dà un numero che, ripeto, per questa famiglia di motori, quelli che introducono l'aria in questo modo, e che vi ricordate la settimana scorsa abbiamo chiamato motori aspirati, abbiamo detto per far entrare l'aria nei cilindri abbiamo due possibilità, cioè, necessariamente ci deve essere una differenza di pressione, cioè la pressione dell'aria qua fuori deve essere maggiore rispetto a quella che entra dentro. Abbiamo detto esiste tutta una tipologia di motori che per fare questa cosa si affida alla depressione all'interno generata dal moto dello startuffo. Quindi fuori c'è la pressione atmosferica, dentro c'è una depressione, una pressione più bassa, e quindi c'è il delta P che mette in moto l'aria e consente il riempimento. E questa famiglia l'abbiamo chiamata famiglia di motori aspirati o naturalmente aspirati. Esiste un'altra famiglia, un'altra tipologia di cui faremo qualche cenno un po' più in là, però non stamattina perché non ce la facciamo, però li avete sentiti sicuramente nominare,
sono sempre più diffusi e quindi trovo giusto dedicare qualche minuto, lo faremo magari domani, dedicare qualche minuto a un'altra possibilità, la possibilità di interporre quindi questo percorso, interporre una macchina operatrice che almeno di nome ormai la conoscete, insomma, che si chiama compressore, il quale ha proprio il compito di prelevare un fluido gassoso, in questo caso l'aria, ad una pressione, ok, e farla uscire ad una pressione più elevata, quindi conferire un incremento di pressione che indipendentemente dalla depressione creata qui, che è chiaro che lo stantuffo continuerà a fare il suo mestiere di abbassare la pressione davanti all'aria in ingresso, ma accanto a questo, diciamo, quello che diventa predominante, quello che spinge, soffia letteralmente l'aria, è questa macchina operatrice. Come funziona questa macchina operatrice e perché si va a complicare, ne parliamo, come dicevo, la prossima volta. Ok, per il momento torniamo lì, cancelliamo questo compressore e torniamo a parlare dei motori naturalmente aspirati, quelli che si affidano totalmente alla depressione creata all'interno del cilindro per effettuare il riempimento. E quindi in questa per questa tipologia possiamo affermare che il lambda B, così come l'abbiamo definito, se vi è chiaro tutto quello che abbiamo detto fino ad un attimo fa, è chiaro che per questi motori, quindi quelli aspirati, sottolineo due volte, aspirati naturalmente senza nessun compressore, lo possiamo affermare senza timore di essere smentiti, questo lambda B per questi motori aspirati sarà sempre minore dell'unità, che volete dei valori pratici, diciamo fra 0,6 e 0,95, grosso modo, che vedete è una bella differenza fra 0,6 e 0,95, e come vi dicevo viene assunto come parametro di qualità, per come l'abbiamo detto, qualità di come viene realizzato questo semplice condotto. In realtà la cosa è più articolata, è più complessa. Lambda B è un indice della qualità di tutto l'insieme di queste due operazioni appena cancellate, le due operazioni che abbiamo detto si effettuano a inizio, prima dell'inizio del ciclo termodinamico e poi per completare, a completamento della termodinamica, per completare il ciclo di funzionamento, ovvero quelle due fasi di introduzione da un lato del fluido di lavoro e dall'altro di espulsione dei gas combusti. Si chiama l'insieme di queste due, si chiama ricambio della carica, dove per carica si intende appunto il fluido di lavoro, si adopera la parola carica per non stare a distinguere di volta in volta, come abbiamo accennato, ci sono dei motori che aspirano soltanto aria e ci sono altri tipi di motori che aspirano una miscela che si va a preconfezionare già nel condotto di aspirazione di aria e combustibile. Quindi, per non stare a specificare che cosa sta entrando da qua, genericamente vale la consuetudine di chiamare questo fluido, solo aria o miscela aria combustibile, chiamarlo carica o carica fresca, appunto il termine a indicare che è il fluido che dovrà materialmente riempire il cilindro e partecipare alla termodinamica di questo impianto. E quindi il ricambio della carica si intende l'insieme di queste due fasi, l'introduzione della carica fresca da un lato e poi a fine ciclo, dopo che questo avrà dato luogo al ciclo termodinamico chiaramente, e quindi quella carica fresca che prima o poi sarà una miscela di aria e combustibile, partecipa alla reazione, dà vita alla reazione di combustione, dà vita alla termodinamica del ciclo,
Quando la reazione di combustione è finita, la fase di espansione è finita, come sapete, questi prodotti che si sono formati, che abbiamo chiamato gas esausti, devono essere espulsi. Il complesso di queste due trasformazioni, quelle il cui lavoro, vi ricordate, l'avevamo disegnato qua sotto, era il cosiddetto lavoro di pompaggio, ok? Rappresentato da quest'area qui, ve la ricordate? Poi tra un po' accenderemo, il proiettore e ci ritorneremo sopra. Quindi l'insieme di queste due trasformazioni rappresenta quello che si chiama fase di ricambio della carica nei motori a 4 lampade. Ok? E il lambda V è un indice della qualità con la quale avviene questa fase, nel senso che lambda V pari a 0,6 significa che c'è stata poca attenzione, significa che sul lato aspirazione ci sono state parecchie perdite, che questi condotti erano lunghi, erano poco coibentati, erano abbastanza movimentati, cioè con continue variazioni di direzione e di sezione, e questo appunto comporta un peggioramento. Però, come dicevo, il problema è più ampio, perché chiaramente tutto questo risente anche dell'efficienza con la quale sono stati espulsi i gas combusti, nel senso che se a fine reazione sono presenti, è presente una massa di gas combusti pari a 100 unità a piacere vostro, diciamo che nella realtà, per come sono fatti questi motori, è chiaro che nella realtà non si riesce a espellere il 100% di questi gas, se ne espelleranno il 99%, il 98%. Quella frazione di gas che rimane intrappolata in questo volume cosiddetto spazio morto, okay, e che non è riuscita a fuggirsene da qui durante l'operazione di scarico, quando un istante dopo inizia la nuova fase di aspirazione, lo stantuffo va giù, quei gas che erano intrappolati qua trovano tutto il volume a loro disposizione e vanno ad espandersi davanti alla carica fresca, così come l'abbiamo chiamata, che sta entrando da questo lato, e fanno da tappo praticamente, e ostruiscono materialmente, danneggiano l'ingresso della carica fresca. Quindi la quantità di massa che riusciamo a intrappolare a fine aspirazione sarà anche influenzata da quanto siamo stati bravi ad espellere più o meno completamente i gas combusti. Quindi, da come vengono studiate entrambe queste operazioni, diciamo, dipende il valore numerico di questo parametro che vi dicevo, il parametro importante e un indice di qualità, il cosiddetto coefficiente di riempimento. Guardate, ok, parliamo tra un attimo. Ok? Chiaro? Questo significa, quindi adesso abbiamo completato il quadro, passiamo a alcune considerazioni, torniamo al punto di partenza, quello che ho detto. Immaginatevi, mettetevi nei panni del progettista a cui è stato assegnato il compito di realizzare, di disegnare un motore di potenza assegnata P. Ok? Dandogli tutti i gradi di libertà possibili. Da come sta scritta qui, appunto, in base a queste cose, quindi vediamo che di fatto questo da che cosa dipende? Dipende sostanzialmente da, come dicevamo prima, da quanto facciamo grande la scatola, ok? Cioè dalle dimensioni, da quella che è la cilindrata effettiva del motore. Dipende da
quante volte effettuiamo questa operazione di ricambio della carica nell'unità di tempo, cioè quanto siamo quante volte, quindi con che velocità diciamo effettuiamo questa operazione, quindi sostanzialmente la velocità di rotazione del propulsore. E poi l'altro parametro importante di cui abbiamo appena finito di parlare, questo lambda b, ok? Tutti gli altri contano, nel senso che se quando andremo a fare il calcolo chiaramente ce li dovremo mettere, ma non sono gradi di libertà come dicevamo all'inizio, né h con i, né eta con g, né epsilon e né alfa né chiaramente la densità dell'aria nell'atmosfera, ok? Non sono i gradi di libertà, sono questi tre esattamente, ed è esattamente quello che si fa per realizzare questo obiettivo, cioè quando voglio un motore di potenza P assegnato tanti kilowatt, tanti cavalli, come volete, il progettista può scegliere se può scegliere, diciamo, praticamente fra questi tre, no, praticamente fra questi tre. Questi sono quelli che dicevo prima, i suoi gradi di libertà. Quindi l'esempio pratico, dato un motore di potenza P di una certa tipologia, farne uno simile, quindi non qualcosa che non ci assomigli proprio, uno simile ma di potenza per esempio un po' più grande, giusto per fare un esempio, ecco che il progettista ha di fatto queste tre possibilità: farlo più grande, farlo girare più in fretta, migliorare il coefficiente di riempimento. Ed è quello che si fa, quello che si fa nella realtà, cioè sulla cilindrata penso che possiamo intuire facilmente, cioè è la via più naturale per far crescere la potenza. Voglio la potenza, ci ricordiamo sempre la partenza, dipende da quanta aria e combustibile riusciamo a intrappolare dentro a quei cilindri. Voglio più potenza, devo intrappolare più aria e più combustibile. Che posso fare? A parità di tutto il resto faccio una scatola, faccio un contenitore, faccio un cilindro più grande, ok? Aumento il numero di cilindri, aumento la cilindrata totale. Quanto più la faccio grande, più roba ci riesco a far entrare dentro. Ed è una filosofia, insomma, che alcuni la preferiscono, anziché studiare altre strade, preferiscono questa cosa. Oggi è un po', non è così, ma diciamo fino a pochi anni fa era tipica la filosofia del progettista americano, ok? Che diceva sempre bigger is better, insomma, ma io perché lo devo far girare più velocemente, devo trovare accorgimenti per il lambrelli, mi serve qualche cavallo in più, lo faccio un po' più grande, per pazienza, insomma. È chiaro che questo ha un limite, nel senso che per farli più grandi significa avere a disposizione materialmente più spazio, okay? Quindi dipende dall'applicazione. Può essere una strada tranquilla, insomma, economicamente conveniente se io non ho problemi di ingombro, cioè pensiamo appunto al motore di una nave, un po' di spazio a bordo si trova, insomma, potrebbe essere invece un fattore critico se stiamo parlando del motore di una motocicletta, insomma, dove diventerebbe difficile gestire delle scatole nel telaio della moto di grandezza superiore a quelle diciamo che vi sono familiari, ok? E quindi il progettista del motore di una moto, è chiaro che se gli si dice guarda, progettiamo un nuovo motore con una potenza maggiore del 30-40%, è chiaro che lui non penserà a far crescere del 30-40% la cilindrata, già di suo andrà a vedere gli altri due parametri, okay?
la velocità di rotazione, appunto, tipicamente è un'altra, un'altra strada. Questa da chi è limitata questa velocità? Diciamo in poche parole, il discorso sarebbe un po' lungo, ma diciamo si tende ad un limite per quell'n che non può essere grande a piacere, per un motivo ben preciso, nel senso che se ci ricordiamo un attimo il funzionamento di base, dove c'è questo stantuffo che va su e giù qui dentro, e quindi con velocità proprio dello stantuffo, velocità lineare qua dentro, sempre variabile, no? Fra questi due estremi la velocità vale 0, raggiunge un massimo più o meno a metà corsa e quindi è sempre soggetto a variazioni di velocità, ovvero ad accelerazioni o decelerazioni, a cui corrispondono evidentemente delle forze che, come ricorderete, si chiamano forze d'inerzia, che vanno a sollecitare la struttura del nostro oggetto motore, in particolare questi organi dotati di moto alternativo, quindi lo stantuffo in particolare, ma dotati di moto in generale, quindi anche la biella, la manovella e l'albero motore sottostante. Queste forze, se lo ricordate, se vi fate due calcoli, adesso non apriamo troppe parentesi, queste forze di inerzia sono direttamente proporzionali alla massa dell'oggetto dotato di questo moto alternativo, quindi in questo caso la massa di quello stantuffo, di quel pistone, okay? Quindi pistoni più grandi, forze di inerzia più grandi, ma dipendono dal quadrato di quella velocità. La velocità chiaramente dello stantuffo è direttamente proporzionale alla velocità con la quale, una volta costruito geometricamente il mio sistema cilindro-pistone, la velocità media dello stantuffo è sicuramente proporzionale direttamente a n. Quindi c'è una dipendenza, queste forze crescono col quadrato della velocità di rotazione, e quindi è chiaro che i gradi di libertà incominciano, ad esempio, per evitare forze troppo elevate, è chiaro che posso salire con la velocità se m non è tanto grande, o viceversa, appunto, posso avere, vi ricordate quando ho parlato dei motori sempre navali, molto grandi, eccetera, che con un cilindro dentro il quale ci possiamo mettere un certo gruppetto di noi, tanto che sono grandi, e quindi hanno questi stantuffi molto grandi, quindi delle grandi masse, ma le forze poi diventano accettabili perché sono lentissimi. Vi ho parlato di velocità di rotazione dell'ordine di qualche centinaia, 120, 150, 200 giri al minuto al massimo, okay. Se parliamo del motore di un'autovettura normale in cui n arriva a 5.000, 6.000, 7.000 giri al minuto, è chiaro che per compensare questo, questa m deve diventare più piccola, quindi chiaramente questo discorso vale se il motore ha una cilindrata minore, e tra l'altro, diciamo, spiega perché si fraziona la cilindrata, perché se per esempio qui complessivamente, no, quando vado a fare questa moltiplicazione mi viene fuori che la cilindrata di cui sto parlando è di 2000 centimetri cubici, ok? Se mi viene fuori 2000 centimetri cubici, non ci sono realizzazioni in cui io ottengo questa cilindrata con un solo cilindro, non faccio un solo cilindro tale che il prodotto pi greco di quadrato quarti per s faccia 2 litri, cioè 2000 centimetri, ok? C'è un limite, appunto, per tenere delle masse degli stantuffi e contenuti. Io ho un limite, diciamo, la cilindrata unitaria accettabile per un motore che faccia poi 5-6.000 giri è dell'ordine, 6-700-800 centimetri cubici al massimo, ok?
per ogni cilindro. Quindi se me ne servono 2000, tipicamente ne faccio 4 da 500 e non uno da 2000 o due da 1000. Chiaro? Questo per le masse. E poi l'altro motivo anche che porta al frazionamento della cilindrata è quel discorso che, a cui avevamo fatto cenno, che qui non c'entra tanto, però che c'entra sulla regolarità con la quale viene erogata la potenza, perché appunto vi ricordo che ricordiamoci il ciclo, la fase attiva è una sola su 4, quindi su 4 corse, e quindi solo una corsa attiva, solo metà giro dell'albero motore raccoglie lavoro, le altre 3 è lavoro che si spende. Quindi se noi avessimo uno strumento che con una certa precisione va a misurare il lavoro raccolto sull'albero, noi questo strumento lo vedremmo oscillare, raccoglie un massimo a fine espansione, poi diminuisce e va nel negativo durante le altre fasi. E questo potrebbe dare proprio fastidio all'utente, vedere questa potenza che va su e giù. Chiaramente le cose cambiano, appunto. Se io ho un solo cilindro, è chiaro che devo vedere poi di trovare un sistema per compensare queste oscillazioni. Se ne ho due o se tipicamente ne ho 4, questa cosa la riesco a bilanciare abbastanza bene, perché chiaramente se ho un motore con 4 cilindri il funzionamento viene studiato in modo tale che non è che tutti e 4 i cilindri fanno contemporaneamente la stessa cosa, no, viene volutamente, si fa il contrario, cioè un cilindro aspira, uno comprime, uno espande, uno scarica, eccetera, in modo tale da intervallare il più possibile regolarmente. Quindi complessivamente sull'albero non arriverà un lavoro attivo ogni 720, ma 720 diviso 4, cioè ogni 180 gradi arriva una spinta. Quindi se andate a vedere la coppia erogata, il lavoro che si raccoglie, diciamo, è molto più omogeneo rispetto appunto a quello che si avrebbe, diciamo, con un sol cilindro. In più, appunto, per bilanciare ancora meglio, si aggiunge questo, avete studiato in meccanica applicata, si aggiungono delle grosse masse rotanti sull'albero che appunto accumulano l'energia cinetica durante la fase attiva e la restituiscono durante le fasi passive, quello che si chiama volano. Va bene, questo però era appunto un po' una parentesi. Torniamo a noi, quindi diciamo sicuramente l'altro parametro in mano al progettista è la velocità di rotazione n, che è appunto anche qui troviamo facile il paragone. Quindi, come dicevamo prima, se io non ho esigenze di spazio, posso fare motori molto grandi e molto lenti, vedi questa categoria tipicamente i propulsori navali, laddove le condizioni di spazio sono fortemente limitati. Devo fare il contrario, motori piccoli ma molto veloci, vedi il caso delle motociclette, appunto, dove tipicamente la cilindrata deve essere contenuta per motivi facilmente intuibili. Se voglio potenze più elevate, questi motori, oltre, vabbè, quello ne parleremo la prossima volta, a lavorare su questo angolo da B, chiaramente hanno velocità di rotazione piuttosto elevate. Appunto, se per un motore navale parliamo di qualche centinaia di giri al minuto, per quelli delle motocicli parliamo di 10 alla 3 giri al 10.000, 12.000, 9.000, questo come ordine di grandezza di velocità di rotazione massimo. Proprio per avere in corrispondenza di quel regime una elevata erogazione di potenza. L'altro parametro molto importante, e che forse sfugge ma che il progettista utilizza invece moltissimo per realizzare l'obiettivo di raggiungere la potenza assegnata, è quello che riguarda appunto l'efficienza con la quale
la bontà con la quale, la qualità con la quale effettua questa operazione di ricambio della carica. Diremo qualche parola domani, perché sto guardando l'orologio adesso, però diciamo parole molto importanti. Semplicemente a livello di numeri, se mi credete sul fatto che esistono motori con lambda B06 e altri con lambda B095 anche, ma diciamo semplicemente 09, questo significa dire che se io confronto due motori della stessa cilindrata, B1 uguale D2 con lo stesso regime massimo di rotazione, N1 uguale, non so, due motori di 1000 centimetri cubici, un litro di cilindrata per entrambi, velocità massima di rotazione 6000 giri per entrambi, però uno ha un lambda B06 e l'altro lambda B09, il risultato è che quello con lambda B06, per esempio, sottolineo per esempio, ha una potenza di 100, a piacere vostro, cavalli, kilowatt, quello che volete, e quell'altro della stessa cilindrata con lo stesso regime di rotazione ma caratterizzato dalla lambda B09 vi darà una potenza 150 delle stesse unità di misura, kilowatt, cavalli, eccetera, e che non è poco. Tipicamente voi siete abituati, insomma, se guardate due motori, li vedete della stessa dimensione, no? Le stesse cilindrate, poi vi informate, dico, sì, ma questi che giri fanno? Oh, gli stessi giri, tendete a dire, avranno la stessa potenza, potrebbe essere molto diversa. E parliamo dei motori aspirati. I motori non aspirati, ne parliamo, ripeto, la prossima volta, però giusto per concludere, hanno dei lambda B che vanno dall'altra parte, cioè sforano tranquillamente l'unità, sono maggiori di 1 sicuramente tutti quanti, minimo sono 1.5, 1.3, 1.4, e quindi questo significa che ancora una volta, se quel motore è dotato di questo accorgimento, di questo compressore, a parità di cilindrata, a parità di velocità di rotazione, tranquillamente raddoppiano la potenza in uscita, tranquillamente la volendola possono pure triplicare, agendo su questo. Quindi adesso per concludere, quindi diciamo sto cercando di evidenziare, sottolineare l'importanza di questo parametro che forse era un po' trascurato. C'è tempo per qualche vostra domanda, perplessità, curiosità, e poi continuiamo domani.